Ciao amici di Italia Top Games, buonasera. Questa sera sperimentiamo, abbiamo già fatto un pochino ieri sera, il passaggio manuale a livello 3. Il 4 completamente manuale non fa per me, come dire, per il mio tipo, per il modo di giocare, ma proviamo appunto con il livello 3. Vediamo, l'avversario è importante, qua è anche lui in divisione 2, 900 posizioni sopra le mie. C'è quel Rudiger che così non va affatto bene. Io però. Chi metto lì? Non ho portato nessun difensore in panchina. Mettiamo Tchouaméni. Eh sì, mettiamo Tchouaméni, che per fortuna non perde nulla lì. E mettiamo poi dentro Barella. E va bene così. Va bene così, va bene così, va bene così. Sì. Avversario 3080 3-1-4-2 Cruyff, Lautaro Martinez. Bella squadra, soprattutto in difesa. Va bene, proviamo così, vediamo che succede. Andiamo a giocare. Se l'avversario è pronto, no, non lo è. Lo aspettiamo. E proviamo questo passaggio manuale livello 3. Vediamo se magari migliora la situazione del gioco di squadra o meno. Lo scopriremo questa sera. Almeno due partite le faccio, poi traggo le conclusioni. Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera. Nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il Bravo. bel gioco e la vittoria. L'atmosfera è proprio quella delle grandi serate. C'è tutto quello che serve per assistere a una partita fantastica e non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni che saprà darci. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Italia e Internazionale di Milano. Intercetta il Buono. pallone dopo una lettura magistrale. Passaggio, cerca il tiro. Bello. Un grande momento di calcio. Un gol magnifico. Gli è bastato un attimo per Va bene. impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente, ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. Impressionante, un gol d'accademia da mostrare ai ragazzi Qui da ho giovanili. fatto Non l'ha passata a un nessuno e a grandissimo quanto errore, pare una fortuna volta senza tanto ha fatto bene danni, ma. a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. Oh, bello. No, L'Inter si fuori trova già gioco? in svantaggio, un pessimo inizio. Ma di niente, ma questo fuori gioco è sospetto, comunque. E sbaglia completamente il suggerimento. Billingham. Hernandez. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Palla che supera la linea laterale sarà rimessa. Una serie di passaggi puliti, efficaci. È il giocatore Barella invisibile. prova a verticalizzare. Occhio, possono ripartire qui. Una scivolata abbastanza dura. E anche questo non è fallo. Va bene così. Ricordiamo che la partita si è sbloccata già nei minuti iniziali. Il punteggio è quindi di 1-0. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Hernandez. Pallone verso il palo più lontano. Bravo, bravo. Dembélé. C'è spazio per andare in contropiede. Palla a cercare la profondità. Ecco Dembélé. Una bella giocata nello spazio. Lo supera. La gioca bassa. Pericolo. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Cruyff. Cercano un'azione veloce. Costa curta. No, E sarà rimessa con le mani. Ho sbagliato. Ecco, passaggio 3, cose buone, cose cattive. Ed è giusto Hernandez, così. Barella,
Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Hernandez. La gioca in avanti con un filtrante. La spazza lontano per evitare pericoli. La riprendono immediatamente. Apertura di gioco sul fronte opposto. Impossibile tirare in queste no, condizioni. No, qui questo non c'entra. Lei passaggi. Bellingham. Ah. Allarga il gioco a destra. Una giocata intelligente a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. Ruben Neves sul pallone. Bravo Dembélé, bravissimo. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Riconquista la sfera senza grande Barella. Vai. Hakimi ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Ah. Dembélé prevale, recupera palla. Hernandez. Palla a Cruyff. Beckenbauer. Hakimi. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Buono. Lautaro Martinez si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Devono far girare rapidamente i palloni e andare nello spazio. Pazientemente attendiamo. Faccio vedere. Livello 3. È particolare, eh? Non è il manual, full manual, però. Però ho fatto anche belle cose fino a questo momento. Non mi è dispiaciuto. Dopo è dura da gestire ogni tanto, eh? Se ne fanno gli errori. Tutto sulla sinistra. C'è un Cristiano Ronaldo in grandissima forma. Dopo ieri gioie e dolori nella partita contro la Slovenia. E poi più che sbagliare Cristiano Ronaldo, diciamolo, ha parato Oblak. E come ha parato? 120 secondi, passano abbastanza in fretta. Speriamo almeno. Partita molto molto contratta. Sono in vantaggio per 1-0 e manca poco all'intervallo. Devono assolutamente evitare di correre rischi inutili. Riceve il passaggio. Tchouaméni anche da difensore. Mi è piaciuto. Calcio di punizione per l'Italia. Un cartellino. Oh. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Ci stava tutta. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Stanno tenendo bene il pallone. Un altro passaggio riuscito. Allontana. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Oh, buono. Che giocata in dribbling. Attenzione, può avanzare e tirare. No, che erroraccio. Qui l'intervento del portiere. Devo fare. Lautaro Martinez. Billingham. Mancano pochi secondi alla fine. Palla a cercare. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Miracolo di Giulio Cesar. Griezmann la butta lontano dall'area. Cristiano Ronaldo super un'altra Vabbè. Volta finito il primo tempo, dai. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. Prima metà di gara in attivo sul risultato di 1-0. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi. Io non cambio nessuno, è andata alla stragrande fino a questo momento. Peccato per un solo gol. Però merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 dopo il primo tempo. Bellingham!
poteva far meglio, rimessa con le mani imprecise, pallone perso. Barella, rimessa in gioco dunque. Accarezza il pallone e va in dribbling. Non ci riusciamo più. È qui Hakimi. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Una retroguardia di nuovo molto attenta. Bravo Griezmann, bravo. Mamma mia che pallaccia rischiosa. Beckenbauer. Costa curta. Riceve palla da dietro. Cross di Teo Hernandez. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Passa il pallone, però male. Barella. Un gol. Un solo gol. Bravo Barella. In questo scontro. Hernandez. Va dato atto al lavoro magistrale della difesa. Sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Ottimo senso della posizione. Pericolo sventato. Ruben Neves. Costruiscono la manovra con sicurezza. Hakimi. L'affluenza della versione viene intercettato. Si può prendere con un calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo dell'incontro. I difensori sono pronti a salire. Vediamo se riescono a sfruttarlo. Calcio d'angolo battuto corto. Prova a metterci piede. È l'approccio giusto. Devono dimostrare una certa decisione se vogliono raccogliere i frutti di azioni simili. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. È proprio così. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. No, perché? Errore qui, pallone sprecato. Gli abbiamo fatto un assist bellissimo. Teo Hernandez. Meno male, va. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per te. Beh, se non altro il pubblico sembra aver apprezzato il tentativo. Vai, vai, Chris, vai CR7, vai, vai, credici. Cristiano Ronaldo, pressing asfissiante, l'arbitro non fischia. C'era nessun fallo lì. Serve ritmo e velocità per giocare subito in transizione. Si mette in proprio, supera l'avversario. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. No. Billingham. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Barella. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Barella. Cruyff. Colpisce il pallone. No. L'avversario è di livello, Però noi nel primo tempo abbiamo avuto tante di quelle occasioni. Vabbè. Vai. Garnaccio. Gakpo. Addio. Mbappé. Sostituzione per l'Italia. Numero 20. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Lautaro Martinez. Mamma mia. Ha sprecato per la verità una grande opportunità. Una gara davvero piacevole. Si ha la sensazione che un gol in questo momento potrebbe essere quello decisivo. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo.
mette la palla in avanti, Hakimi la mette in mezzo. Ha preferito andare sul sicuro. La palla è già tornata in loro possesso. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Rüdiger. Alza la palla in profondità verso il compagno. A sinistra con il passaggio. Decide di sfruttare la fascia. Ottimo dai e vai. Bell'intervento difensivo. La difesa si fa trovare pronta. Rüdiger. La giocano rapida nello stretto. Mbappé. Capisce tutto, interviene con sicurezza. Prova con una palla filtrante. Vede la porta. Grande Tchouaméni al tentativo dell'avversario. Tocco prudente al portiere. Il portiere la calcia lontano. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Ecco Cruyff. Allontana la palla. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Riceve la palla. Viene sbilanciato. E quello era fallo però, dai. Si sbarazza immediatamente del pallone. Vabbè, giusto. Primo tempo meglio io, secondo tempo meglio lui. Sforzi, no. Nessuno è riuscito a prevalere sul campo. Il risultato finale è un pareggio che forse scontenta tutti. No, a me va bene, anche perché dovrei prendere 5 punticini, se non vado errato. Eh sì, 2 punticini, vabbè. Ok, e questo di 3-2 è un po' difficile da scegliere. Sicuramente hai più responsabilità, ma anche più difficile giocare sostanzialmente. Non lo so, difficile decidere. Per un po' proseguo comunque con passaggio di livello 3. Non mi è dispiaciuto nell'insieme, però. Hai visto qualche passaggio rischioso fatto un po' a cavolo? Ho fatto un paio di assist, poi il gol è arrivato per sua bravura, io ci ho messo, ho fatto poco. Però ci penserò. Adesso comunque questa la giochiamo ancora con livello 3. È più preciso, quando ti scappano bene i passaggi vanno molto bene. Non lo so. Ditemi la vostra al riguardo. Allora, divisione 3, 3100. In teoria questa è una partita da vincere facile, ma oramai di partite da vincere facile non ci stanno. Italia e Germania, e ovviamente vale ancora di più vincere in questo caso. E allora, Samba. Andiamo con Samba. O Dembélé. Va bene Neymar. Old school, Messi Neymar. Partiamo così e poi vediamo. Avversario. 3122, 3223. Mi sembra un 3-4-3, ma non importa. Comunque è molto molto puttente come squadra. Vabbè, andiamo. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo? Bergedorf. Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che atmosfera roboante, amici! È il clima ideale per i giocatori con personalità che si esaltano con la pressione del pubblico. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Italia e Germania. Cerca il movimento di sua in profondità. Occhio alla conclusione. Va bene. Palla oltrepassa la linea di porta. Ed è subito spettacolo.
Che gol! I campioni come lui sanno come sbloccare queste partite. Ha una marcia in più, sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. E qui fanno vedere tutto il loro potenziale in contropiede. La transizione offensiva è il loro marchio di fabbrica. Appena possono ripartire nello spazio sono in grado di divorare il campo. E sanno essere letali. Capito qual è il problema del 3? Che quello è fatto un po' così. Con il piede sbagliato. Però quando ti esce bene, ti esce bene. Prova a giocarla in profondità. Il pallone per Neymar. No. L'Italia è già a referto. E ora ha una solida base di partenza in questa gara. Il vantaggio l'hanno trovato, ora non devono pensare. Prova la conclusione. Istinto e tecnica. Grande Samba. Che parata. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha neutralizzato quella palla. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Una serie di passaggi corti e precisi. Vede lo scatto e cerca la profondità. Possono far male in ripartenza. Adesso. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Bello questo. Dovranno riprovarci. Ah, questo no. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Nuno Mendes. Grande billone. Nuno Mendes. Ah. Ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Interviene distinto e recupera palla. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Per smarcarsi. Messi. Supera la marcatura con classe. La gioca in mezzo. Che bella azione, però. Mendes. Meritavo il gol per la bellezza dell'azione. È già nei minuti iniziali. E così siamo evidentemente sull'1-0. C'è Messi? Palla Bernardo Silva. No. Nuno Mendes fa viaggiare il pallone in verticale. Pallone lungo in verticale. Ah. Troviamo il secondo gol, che non voglio far la fine della partita Neymar. Precedente, anche se l'avversario è decisamente Neymar. Meno forte del precedente, però stanno qui tenendo bene il pallone. Un altro tocca stare riuscito. Molto attenti. Qui, pallone sprecato. Messi. Ecco, per l'appunto. Mannaggia. Che autobuffata. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Per un portiere subire un gol del genere è sempre frustrante. Che autobuffata. Ma non puoi farci nulla. Solo il palo ti può salvare, ma in questo caso non è stato un alleato dell'estremo difensore. Messi! No! Il palo. Fa avanzare la manovra. Nuno Mendes prova con una palla filtrante. Neymar. Messi sbaglia il passaggio mal calibrato. Neymar, pallone interessante in verticale, bella apertura. Kanté, palla a Neymar. Kanté, palla a Vieira. Neymar, pericolo in aria. Mbappé! E c'è la Germania! Partita vivissima che ora ha cambiato dominatori, bravi! La messa lì dove il portiere non può arrivare, una perla! Il portiere ci ha provato, ma il tiro era troppo angolato e il palo non l'ha certamente aiutato. E passano in vantaggio. Hanno alzato il ritmo e sono in un'ottima fase della partita. Stanno facendo pressione sugli avversari e i risultati si vedono. Ha spazio per provare il tiro. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Vieira. Kanté. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Nuno Mendes. Neymar. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio.
va a superare la difesa con un filtrante. Ci sarà un passaggio intercettato. No, alla ricerca di un compagno davanti. Questa potrebbe lasciare qualche livido. Occhio al tiro. Sì. Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Grande Neymar. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. L'Italia ha giocato la sua partita, anche se una gara in cui le rispettive difese non sembrano in grado di trovare contromisure. Bella partita, abbiamo già assistito a 4 gol alla fine del primo tempo. C'è parità, ma c'è anche grande divertimento. Blocco Francia, quasi, perché c'è pure Barella. Ragazzi, però è bello, si gioca, è più divertente con il livello di passaggi 3, che vi devo dire. Non mi dispiace affatto. Sostituzione per l'Italia. Numero 3. Numero 9. E l'arbitro dà il via al secondo tempo. Numero 17. Numero 11. Neymar. La mette in avanti. Il numero devono 23. Accelerare per poter sfruttare il contropiede. Griezmann. Prova a verticalizzare. Devono far girare rapidamente il pallone e andare nello spazio. Cerca di servire il compagno in avanti. Buona opposizione della difesa. Di via la palla in calcio d'angolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. Ripartono all'attacco direttamente dalla propria area. Ottiene un buon calcio di punizione. Prova a darla profonda nello spazio. Buono. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Nuno Mendes vince il duello, la fa sua. No. Trova un modo per passare. Può tentare la conclusione. Beh, questa è proprio una ciabattata. La ciabattata di Gares è fantastica. Quanto sanno rendersi pericolosi sfruttando le ripartenze. Ah, ci ha battuto. Allele. Finalmente. Sostituzione per l'Italia. Numero 13. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Numero 21. Attenzione alla sostituzione. La Germania tiene gli attaccanti molto alti, con un'idea ben chiara in testa. Intendi dire per le ripartenze? Sì, Fabio, per quello. Il loro è un gioco fatto di ribaltamenti rapidi. Vogliono che gli attaccanti siano pronti nella metà campo avversaria per arrivare subito in porta. No, però. Sceglie di un gran colpo di testa. Te pare. Perfetta la parata. Qui ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Palla buttata via, peccato. Una bella giocata nello spazio. Di quest'oggi. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Un intervento che ha evitato una catastrofe, però dovrebbero anche preoccuparsi di quanto sono stati vulnerabili. Preferito andare sul sicuro. La Germania recupera la palla e si prepara a reimpostare. Passa il pallone, però male. La gioca in avanti con un filtrante.
Hakimi, Vieira, Hakimi accarezza il pallone e va in dribbling. C'è il cross, sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Rudiger, Nuno Mendes intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. C'è Messi, grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo, ottima scelta di tempo. Adesso possono ripartire in contropiede. Evita il contrasto con una bella giocata. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Non ci può arrivare nessuno qui. Hakimi sbaglia il passaggio, mal calibrato. Hanno l'opportunità di andare in contropiede. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Giocata difensiva di grande spessore. Mbappé si fa vedere per ricevere. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Palla a cercare la profondità. Cerca la traccia in profondità. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Dura sta partita, come la precedente, era partito molto più... Inizialmente l'ho sottovalutato, ma inizialmente sembrava tutto facile. Ah, questi 120 secondi, ragazzi, quanto durano, quanto durano. Ecco, pronto. Allora, andiamo Griezmann. Cambio di giocatori. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Nuno Mendes. Palla allontanata senza troppi complimenti. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Partita combattutissima e ancora aperta. Chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Mbappé apre il gioco sulla destra. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Palla filtrante per Griezmann. Lo supera. Fa sembrare tutto facile in difesa. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. E la soffia. No! È una buona occasione per trovare spazio. Hanno bisogno di più ritmo però Fabio, devono farla girare più velocemente. Dai! Billingham, palla in avanti verso il compagno. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Ci sarà un minuto di recupero. Grazie. Ha calciato forte. E c'è! È dentro! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! Qualcuno è uscito. Che brutte cose, ragazzi. Che brutte cose. Alla grande. Solo l'idea di cercare la porta da quella posizione. Che brutte cose. Poi ci vuole anche un po' di fortuna. Bruttissime cose. Brutte. Non si esce così. Va bene, ragazzi. Dai, stasera è andata discretamente. Un pareggio, una vittoria vanno benissimo come media. Ci vediamo domani sera. E il livello 3 non mi è dispiaciuto, ragazzi. Poi ci prendo un po' mano. Vediamo. Buona serata. Ciao.